nella seconda parte della video recensione dell'iPhone 4S. Bando alle ciance, vi lascio al video. Ciao! Il test è stato effettuato in una zona nella quale il segnale della rete cellulare è davvero basso. Nell'iPhone 4, infatti, subito è andato perso. L'iPhone 4S dispone di un'antenna del tutto riprogettata, che non soffre dei problemi della precedente generazione. Infatti, come potete vedere dal video, non subisce alcun calo di segnale. Allora ragazzi, scusatemi prima di tutto per il giallo che vedete attorno, però se bilanciassi il bianco in base alla luminosità che ho nella stanza poi si vedrebbe male il display. Comunque, per paragonare lo speaker dell'iPhone 4S a quello dell'iPhone 4, cosa facciamo? Semplicissimo, sentiamo un po' di musica. Ma che musica sentiamo, cari amici? Cosa? Sentiremo Playing with the Rhythm, il mio podcast che è gratuito su iTunes, quindi mi raccomando, abbonatevi. Basta cercare Dario Caliendo su iTunes e come per magia arriva il podcast. Allora, andiamo al podcast e sentiamo in streaming una sessione qualsiasi. Io sentirei la 5, va? Che è quella che ha avuto più successo. Iniziamo con l'iPhone 4. Alziamo il volume al massimo. E adesso passiamo all'iPhone 4S. Il volume lo mettiamo al massimo. Come potete vedere ragazzi, lo speaker dell'iPhone 4S non solo è più potente, però la qualità proprio del suono è migliore, vengono riprodotti molto molto meglio gli alti. I medi non si sentono molto, i bassi insomma come nell'iPhone 4, però nel 4S la qualità dell'audio è davvero davvero superiore. Per quanto riguarda il GPS, ho pensato una cosa, visto che ormai all'esterno tutti i dispositivi si equivalgono quasi, mi sono detto proviamo a vedere all'interno la differenza nel tempo di fix tra i due dispositivi. Allora, adesso vi faccio vedere che entrambi i dispositivi sono connessi a 3 e sono connessi al wifi. Vabbè, si vede la differenza tramite l'applicazione mappe, infatti adesso l'avviamo e tappiamo la localizzazione. Ok, il 4S ci ha già trovati e anche in effetti l'iPhone 4 più o meno con lo stesso tempo. Quindi ragazzi, devo dire che per quanto riguarda il GPS i due dispositivi si equivalgono a dir poco, sono quasi identici. Potrò darvi dei risultati approfonditi sulla batteria solo fra qualche settimana. Nel frattempo però, per farvi vedere la durata della batteria nei due dispositivi, ho pensato una cosa: riprodurrò per 30 minuti lo stesso file video contemporaneamente e alla fine della riproduzione verificheremo la percentuale della carica rimasta. Come potete vedere, sull'iPhone 4 è rimasto l'89% di batteria, mentre sull'iPhone 4S il 93%. Tra i due dispositivi la differenza nel display è essenzialmente nella luminosità. A sinistra abbiamo un iPhone 4S e a destra abbiamo un iPhone 4. Attualmente entrambi i dispositivi sono impostati sulla luminosità minima. Adesso lo alzeremo nell'iPhone 4, cambierà sicuramente il bilanciamento del bianco, quindi non vi spaventate. E adesso lo alziamo sull'iPhone 4S. Anche se tramite la telecamera non si vede molto la differenza, ve la spiego a voce. A me piace molto di più il display del 4S perché, oltre al fatto che è più luminoso, il bilanciamento del bianco è migliore.
Sull'iPhone 4 i colori vanno un po' più sul giallino, mentre sul 4S si vedono davvero molto bene. Ho sentito in rete di alcuni iPhone 4S che avevano il problema del display per quanto riguarda il giallo, eccetera eccetera, però vi assicuro che nel mio non ci sono di questi problemi, anzi vi dirò, la qualità del display ad occhio nudo si vede ed è in effetti rilevante anche la differenza rispetto al precedente iPhone 4, che comunque è dotato di un ottimo display. Allora ragazzi, adesso andiamo a provare gli accessori. Questo è un bumper per iPhone 4, di quelli, insomma, di quelli vecchi. Lo andiamo prima a mettere nell'iPhone 4. Vedete che è un iPhone 4 dalla differenza dell'antenna. Come potete vedere, i pulsanti sono stati spostati e nel 4S sono un po' più in basso. Allora, tutti mi hanno chiesto: ma il bumper funziona o non funziona? Adesso vi faccio subito vedere. Questo è nell'iPhone 4. Voilà. Vabbè, adesso permettetemelo, insomma, l'importante è che si vede qua e diciamo ci va precisamente. Adesso proviamo sul 4S, che è questo. Yeah. Allora, come dimensioni, lunghezza, spessore ci siamo. Il bumper fondamentalmente vecchio si potrebbe anche utilizzare, perché è sì un po' più in giù il pulsante del mute, però si riesce ad utilizzare facilmente, quindi io sinceramente vi consiglio di non acquistarlo, insomma, il bumper nuovo, se avete un bumper di un iPhone vecchio. Vedete, funzionano anche i tasti, perché anche se in effetti non è che sia precisissimo, però si riesce ad utilizzare anche sul 4S, quindi insomma sta a voi decidere se acquistarli o meno. Allora ragazzi, ormai si è capito che quasi tutti gli accessori sono compatibili con il nuovo iPhone 4S. Adesso andiamo a provare nello specifico l'adattatore HDMI con il quale si possono connettere i dispositivi iPad 2, iPad, iPhone al televisore. Adesso vediamo se col 4S funziona. Tac. Come accade con l'iPad 2, anche nell'iPhone 4S è possibile avere il mirroring completo della Springboard nella televisione tramite il cavo HDMI. Questa è una funzione davvero molto comoda, perché prima sull'iPhone era possibile solo attraverso il display out. Insomma, con la S5 invece adesso funziona e si vede davvero molto bene. La qualità è ottima. Quello che non mi piace, ma insomma non è una novità, sono queste piccole barre nere superiori e inferiori, con le quali diciamo non si ha l'effetto del full screen vero e proprio. Andiamo a vedere per esempio l'immagine. Queste sono tutte le immagini che abbiamo fatto, che ho fatto per prova. Questa è l'immagine che ho fatto ieri nel treno. Potete vedere come il full screen non sia proprio full screen, perché a parte il fatto che i rapporti dello schermo dell'iPhone sono diversi rispetto ai 16 noni del televisore, però oddio, avrebbero potuto insomma sistemare queste barre superiore e inferiore. La velocità di aggiornamento è davvero velocissima, insomma si vede davvero davvero molto bene. Ottimo. Che l'iPhone 4S sia un ottimo dispositivo è fuori discussione. Si tratta, senza ombra di dubbio, del miglior iPhone di sempre. Nonostante questo, però, non me la sento di consigliare ai possessori di un iPhone 4 di cambiare telefono. Questo perché, anche se le differenze ci sono, non sono poi così sostanziali. Starà a voi decidere se cambiare o meno, ma sono sicuro che tutti gli appassionati già stanno facendo il pensierino di acquistarlo. I 64 GB sono davvero molto allettanti, ma mi chiedo come mai quelli di Apple non abbiano pensato di mettere una fotocamera frontale in HD.